Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Farnesina per le imprese, settore alberghiero. Rosewood apre un hotel in via Veneto a Roma. Un hotel di lusso in via Veneto, nel cuore di Roma, nell'ex sede di una banca. È il nuovo investimento in Italia di Rosewood Hotel and Resorts, catena alberghiera di Hong Kong, che in piena pandemia manda un segnale di fiducia e di ottimismo nello sviluppo del turismo cinese di fascia alta verso il nostro paese. L'immobile storico di proprietà del fondo immobiliare Antirion SGR sarà ristrutturato e disporrà di 157 camere, di cui 44 suite. L'hotel sarà il quarto investimento nel nostro paese di Rosewood, che attualmente è presente con un resort a Montalcino e ha annunciato nell'ultimo anno aperture anche a Portocervo e Venezia. La penisola è il principale mercato di investimento in Europa di Rosewood, che nell'ambito di un articolato piano di espansione post-Covid-19 punta a diventare uno dei leader mondiali del segmento di alta gamma. La compagnia ha fiducia nelle potenzialità turistiche della città di Roma, che viene considerata una delle destinazioni chiave nel vecchio continente per il turismo di lusso proveniente dall'Asia. La famiglia Cheng, proprietaria del gruppo Chow Tai Fook, di cui fa parte Rosewood, ha già maturato una lunga esperienza nel nostro paese nel campo della moda e della gioielleria. Oltre a Rosewood hanno investito in Italia anche Mandarin Oriental a Milano e a Riva del Garda e Langham, apertura a Venezia prevista nel 22. A fronte di valori immobiliari molto competitivi rispetto a Londra e Parigi e una disponibilità relativamente limitata di strutture alberghiere di gusto asiatico, l'Italia è il paese europeo che ha fatto segnare la crescita maggiore del turismo dalla Cina negli ultimi anni. Una tendenza di lungo periodo che, nelle valutazioni degli esperti, è destinata a riprendere dopo la battuta d'arresto causata dalla pandemia, grazie anche alla visibilità assicurata al nostro paese dall'anno della cultura e del turismo Italia-Cina nel 2022. Lo segnaliamo in questo podcast per la forte connessione esistente tra attrazione del turismo internazionale in Italia e l'incremento dell'export che viene successivamente indotto. Domani Farnesina per le imprese sarà dedicata alle opportunità per le nostre aziende in Polonia. Li ascolterete dalla voce del nostro ambasciatore a Varsavia, Aldo Amati.